a tutti ragazzi, io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il quarto episodio della Minecraft Captive e GG per questa serie perché sta andando veramente fortissima, quindi siamo speditissimi esattamente. E niente, allora, prima del video come sempre volevo salutare una persona perché in questo... Cioè, questa volta mi è stato chiesto soltanto da una persona, quindi saluto TheCree81 e dopodiché vi dico che se qualcuno appunto volesse essere salutato da me in un video, lo dica pure tramite un commento e io lo farò, esattamente. Comunque, iniziamo di nuovo con questo episodio. Allora, intanto mettiamo a posto un po' di cose. Intanto lagga un pochettino, non capisco. Vabbè, dai. Comunque, allora, mangiamo subito un merluzzo cotto. Ok, alla vostra, esatto. E niente, allora, vediamo subitissimo cosa potrei fare. Vediamo un attimino, cioè un attimino le imprese che ovviamente sono sempre impossibili. Sono sempre le solite, esatto. Ah, ecco, nell'episodio scorso avevo fatto un fail, infatti... Avevo fatto male a craftare la mela d'oro e infatti non usciva. Perché non devo usare le pepite che sono esattamente qui, ma devo usare i lingotti. Però per ora non riesco ancora a fare tutti i lingotti, quindi per ora niente mela dorata. E niente, allora prendiamoci subito due merluzzi, proprio giusto così. E poi direi che posso farmi tipo qualche attrezzo, perché ho perso praticamente molte cose. Tipo, se vedete non ho nemmeno più un piccone, quindi come posso fare? Ecco, dato che non ho più tanta legna, useremo il coso lì, la barchetta. Quindi vediamo un attimino, scusate, come potrei usare la barchetta per appunto romperla. Cioè, sì, ambigua come cosa. Mettiamoci qua? No, cavolo, no, non ci credo. Allora, rompiamola così, va. No, non si rompe. Quindi dobbiamo rimetterla qui. Perfetto, saliamo, saliamo, saliamo. Aiuto. Aiuto. No, non riesco a scassarla. È un casino, ragazzi. È un casino. Allora, spacchiamola di nuovo. Così. Poi, come potremmo fare? Se tipo lo mettiamo qua, si spacca da sola. Ma che cavolo è? No! Ma è indemoniata. Intanto sto morendo. Ok, niente barchetta, ragazzi. Cioè, è una barchetta assassina. È una barchetta assassina. Esatto. E niente, allora, cosa possiamo fare? Diciamo una cosa, facciamo una cosa. Torniamo su, appena mi si rigenerano i cuori. E appena torniamo su, devo finire la cosa dello spawner. Quindi devo mettere le torce lì attorno allo spawner, così i mostri non spawneranno più e niente, GG per questo. Quindi aspettiamo un attimino che mi si rigenerino i cuoricini, dopodiché andiamo su. Intanto guardo un attimino un po' di cose qui e non vedo niente di utile, esatto. Detto proprio così. E boh, comunque, nel mentre che parliamo così tra di noi, esatto, ditemi come potrei fare appunto con le barchette, perché non riesco a spaccarle in questo modo e non vorrei soffocare sott'acqua, quindi esatto, quindi aiutatemi per favore, aiutatemi. Niente, detto questo, allora andiamo subitissimo su. Vediamo, qui non c'è nessuno. Intanto qui, oh, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Allora, una torcia messa, aiuto. Oh, ma che vuoi? Socio, che vuoi? Socio pazzo. È sempre difficile in questo punto. È sempre difficile, ragazzi. È un casino. Intanto adesso siamo liberi, quindi così così, a posto. Passiamo dall'altra parte. Ok. E niente, allora, questo dovrebbe essere fatto. Per ora, poi mettiamo qualche torcia in giro. Qui c'è un buco, quindi tappiamolo subito, perché è da qui che spawnano molti. Poi mettiamo ancora una torcia qua, così almeno è un po' più chiaro e appunto nessuno spawna. Questa cesta l'avevamo già presa. E intanto qui però, cavolo, non ho picconi, non ho nulla, ragazzi, devo fare qualcosa assolutamente. E boh, allora vediamo qua. Bello, bello questo, molto bello. Cavolo, non so proprio più che cavolo devo fare. È veramente un casino.
Fatemi pensare un attimino. Intanto prendo un po' di ragnatele. Esattamente. Le prendo tutte, tanto potrebbero tornarci utili, tipo in un futuro prossimo. Esatto. Quindi, ehi, socio. Ehi. Comunque, allora vediamo un attimino. Mi sa che mi vado a craftare questo piccone, non so ancora in che modo. E dopodiché, dato che qui sento tantissimi versi, andremo qua sopra. Quindi scendiamo giù sotto, perfetto. Scendiamo sotto, giù a casetta. Cioè, casetta tra virgolette comunque. E niente, allora. Andiamo giù, dai, dai, dai. Ok. Come sempre, rimettiamo a posto le cose. E niente, allora. Devo trovare il modo per distruggere la barchetta. Quindi, allora. Ok, qua non funziona. Qua funziona solo che io soffoco. È questo che mi dà fastidio, ragazzi. Non capisco, non capisco, non capisco, non capisco, veramente. Allora, mettiamola qua. Poi sali. Ok. E la barchetta non si distrugge. Ok, devo allargare tipo questo. Cioè, non lo so. Ragazzi, ditemelo, perché veramente è un casino. È un casino. Proviamo a salire qua sopra, tipo, dove c'è l'acqua. E proviamo a metterla qua, la barchetta, vediamo. Qua manco si mette, cioè, che barchetta del cavolo, veramente. Barchette inutili, direi. Che fastidio, ragazzi. Non immaginate il fastidio che ho in questo, cioè, ho nel mio corpo in questo preciso momento. Cavolo, cavolo, cavolo. Non so proprio più cosa devo fare. È una serie difficile, ve lo dico, cioè è veramente difficile e complicata. Benissimo, ragazzi, allora finalmente ho capito come fare per spaccare le famose barchette, che è veramente stato un delirio. Comunque dobbiamo fare tipo così, dobbiamo salirci e poi bada boom e non si spacca, e vaffanbagno. Adesso ve lo rifaccio vedere un'altra volta, se non funge vabbè, comunque fidatevi perché funge. Ok, esatto. Eccola! Avete visto? Si è spaccata la barchetta. GG per Razor. E niente, allora ragazzi, allora, prima di tutto adesso dobbiamo farci un bel picconazzo. Quindi facciamocelo subitissimo, perché se no non ha senso il tutto. Quindi facciamo così, così. Poi questo lo metto qua. Questo qui. Di barchette ne abbiamo, quindi GG per me, esatto. E spacchiamo un po' di pietra, giusto per far qualcosa. Intanto, ho visto un trucchetto molto ma molto figo per quanto riguarda questa mappa. Che sinceramente non sapevo esistesse una roba del genere. Quindi adesso vi faccio vedere una cosa molto easy, che è un po' illegale. Però vabbè, dai, ve la faccio vedere. Quindi, allora, prendiamo un attimino tutte queste cose qui. Spacchiamo questa cesta. E adesso scoprirete il trucchetto molto figo, molto figo. Quindi, mettiamo la cesta qui. No, qui, esatto. Poi, dato che non siamo ancora riusciti a sbloccare nessun achievement, adesso vi faccio vedere un metodo efficace per, appunto, sbloccare questa cesta. Dobbiamo far così e guardate che figata. Proprio tunze tunze paratunze. Quindi adesso spacchiamo di nuovo questa cesta, proprio illegalissimo. Scusate, ma l'ho dovuto fare per forza. Intanto qui c'è un buco. Mi piacciono i buchi, esatto. E facciamo la stessa cosa con questa. Quindi facciamo così, anche qui c'è un altro buco. Ma cosa succede con questi buchi? Ok. Niente, rimettiamo anche questa qui. Perfetto, mamma mia, perfetto. E niente, allora spacchiamo di nuovo questa qui, rimettiamo tutto com'era. E come potete vedere, no, no, ok. Come potete vedere, cioè, ho aperto due nuove ceste senza far nulla. Adesso vediamo un attimo, qui dovrei mettere, cioè, dovrei fare un monumento con la clay, quella lì, color porpora, tipo qualcosa così. E qui c'ho appunto il materiale per appunto farlo. Quindi adesso mettiamo un attimino solo la cesta qui dov'era. Poi rimettiamo tutto questo qui. Esattamente così. Esatto, così mi piace. E adesso dovrei fare qualcosa con questi materiali. Quindi allora facciamo una cosa easy easy. Quindi prendiamo il carbone. Dopodiché andiamo qui con la fornace. E se non sbaglio, prima di tutto devo fare la purple. Quindi questa qui è la tintura viola. Esatto, ho fatto la tintura. Poi devo cuocere l'argilla per fare tipo quei blocchi strani. Però per ora non faccio nulla perché
non posso ancora arrivare a questo monumento, quindi sarebbe inutile sprecare il carbone. Comunque, ora come ora sapete già che potrò appunto fare questa cosa. E boh, ce la teniamo lì in disparte quando appunto non avrò nulla da fare, come adesso più o meno. Comunque adesso facciamo ancora una cosa, andiamo un attimino ancora su, dopodiché penso che questo video avrà termine anche qui, cioè anche questo video avrà termine, scusatemi. Quindi andiamo a prendere la roba che non ho preso prima, quindi perché continuano a spawnare? Non mi piace. Oi, oi, socio, muori. Esatto, così ti voglio. Benissimo, allora prendiamoci sempre. Intanto mi dovrò anche craftare una spada, quindi malissimo, malissimo. Vabbè, comunque prendiamoci questi cristalli. Poi vediamo qui se c'è qualcosa. No, non c'è nulla. E niente, allora ragazzi, anche per questo video è tutto. Nel prossimo episodio vi prometto che andremo qua sopra dove ci stanno i mob, i peggiori mob. Esatto, proprio la sentite la pronuncia, i peggiori mob. Esatto, qui c'è un altro, sto pezzente. Ok, niente, allora come al solito vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e ad iscrivervi al mio canale. Se volete consigliatemi appunto qualcosa che potrei fare, perché ripeto per l'ennesima volta, questa serie è veramente complicatissima. Noi ci vediamo in un prossimo video e niente, da Razer è tutto. Bye bye.